Con il tecnico del Lilliput Settimo Torinese Maurizio Venco commentiamo questa sconfitta qui al Soverato, 3-0, primo set equilibrato, punto a punto, poi però dominio del Soverato nel secondo e nel terzo. Sì, è andata proprio così. Noi abbiamo lottato il primo, stando neanche benissimo in partita perché abbiamo sbagliato l'impossibile in attacco, oggi le nostre bande erano abbastanza scarse. E poi abbiamo un po' le energie corte, noi abbiamo tirato tanto il girone d'andata, abbiamo fatto un bel girone, adesso che c'è da meritarsi si vede che non abbiamo ancora il piglio per farlo, quindi per lottare per i playoff. Ecco, probabilmente è anche questo aspetto che sta incidendo l'ottimo campionato sin qui della squadra, che praticamente è stata sempre nelle posizioni alte di classifica sin dalla prima giornata praticamente. Sì, noi siamo sempre stati in zona playoff. Dobbiamo essere onesti, in maniera inaspettata, nel senso che noi una squadra che doveva salvarsi, speravamo tranquilla e la salvezza è arrivata presto, e quando è stato ora di fare il passo in più probabilmente non era nelle nostre corde, non colpa di giocatrici o allenatori, di nessuno, probabilmente non è nelle nostre corde, non riusciamo a tenere la pressione, siamo un po' contati perché abbiamo un po' pochi giocatori, stanno giocando ragazzi del 2000, quella è la cosa che mi fa più felice, perché stasera l'opposto aveva 16 anni, per cui da quel punto di vista lì siamo contenti, e penso che le prossime gare giocheranno sempre più le giovani, perché comunque qualcuno è veramente alla frutta a fine campionato. Un giudizio sul Soverato, con cui lei aveva perso anche all'andata 3-1, una squadra che ha vissuto sin qui di alti e bassi e che nell'ultimo periodo però sembra aver acquisito una certa continuità sia di gioco che di risultati. Sì, ne parlavo stamattina con l'allenatore, a me Soverato forse è la squadra che piace di più, perché al di là dei nomi esprime una pallavolo qualitativa e pratica, attaccanti intelligenti, l'opposto forte, sanno cosa fanno, molto grintose, per cui secondo me all'andata hanno pagato un po' di equilibri, ma poi al ritorno secondo me è una squadra che gioca veramente bene, un grande opposto, per cui a me piace molto, mi piace veramente molto Soverato, sincero. Maria Luisa Cumino, ex di turno, torna a Soverato dopo la bella stagione dello scorso anno, vittoria del Soverato 3-0, rimane comunque buono il campionato della Lilliput Settimo Torinese, che sin qui comunque ha disputato una stagione ai massimi livelli, sempre in zona playoff. Sì, diciamo che noi abbiamo avuto, siamo partite subito bene, adesso ovviamente anche le altre si sono inquadrate, le altre squadre, e noi stiamo cercando di mantenere un ritmo alto, però ovviamente sul finire della stagione non è facile. Siamo tutti motivati per cercare di fare punti, raggiungere il massimo posto in classifica, e quindi oggi un buon primo set, perso ai vantaggi, poi però secondo e terzo dominio del Soverato sin dall'avvio dei parziali praticamente. Sì, il primo set l'abbiamo combattuto a tratti perché abbiamo fatto parecchi errori, e invece poi dal secondo diciamo che ci siamo proprio spente, quindi non c'è stata più neanche un po' di lotta e un po' di divertimento secondo me. Infine, le tue sensazioni per questo primo ritorno da avversaria Soverato? È strano, soprattutto entrare nell'altro spogliatoio, però bello, è sempre bello tornare qua, e sono contenta, mi ha fatto piacere. Sì. Ilaria De Michelis, una delle protagoniste di questa bella vittoria della Volley Soverato, che ha faticato un po' solo nel primo set, però poi ha fatto prevalere la sua supremazia nel gioco, secondo e terzo set dominati, una bella prova di squadra anche oggi. Sì, sapevamo che per portare a casa punti in questa partita bisognava partire aggressive. Siamo riuscite fin da subito, abbiamo trovato un avversario comunque aggressivo altrettanto, e siamo riusciti il primo set a portarlo via, giocato punto punto con loro, e quella secondo me è stata la nostra forza per poi gli altri set comunque fare molto bene. Quarta vittoria consecutiva, una vittoria che vi dà un ulteriore slancio anche in classifica per rafforzare questa posizione playoff, ed è un buon viatico per le ultime quattro partite di regular season. Sì, quarta vittoria consecutiva, sì, nonostante la pausa in mezzo, quindi comunque era anche rischioso per ritrovare il ritmo di gioco, è andata bene, bisogna subito guardare la prossima partita e tenere i piedi per terra, perché da qui alla fine sono quattro finali, giochiamo con quattro avversari comunque toste, e non c'è nessun risultato scontato come abbiamo visto anche sugli altri campi. Coach Saia, quarta vittoria consecutiva, un bel Soverato, una bella vittoria importante anche contro una squadra da prime posizioni come Settimo Torinese, quindi una vittoria che assume un'importanza maggiore in chiave futura e in ottica posizionamento nei playoff.
ma una vittoria che per me è importante perché è frutto di un livello di gioco, di una qualità in campo che mi è molto piaciuta. Abbiamo tenuto un ritmo alto, anche il primo set dove siamo entrate forse un po' troppo tranquille nella fase muro difesa, poi siamo riusciti a giocarcelo punto a punto e a dare la zampata finale. Sono molto contento delle ragazze, dell'impegno che ci stanno mettendo, della qualità che riescono a esprimere in campo. E questo può essere un buon viatico per qualsiasi cosa. Di sicuro noi da domani abbiamo la testa alla prossima partita. Ogni partita è una storia a sé. Quello che ci interessa è mantenere questo livello di gioco che abbiamo trovato in queste settimane. Una vittoria sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dell'atteggiamento e dal punto di vista mentale importante quest'oggi, perché ha confermato lo stato di salute buono del Volley Soverato, che era reduce da 3 vittorie consecutive. C'è stata la sosta, però la squadra ha risposto bene contro un avversario che era insidioso. Sì, ripeto, noi stiamo lavorando tutte le settimane, tutti i giorni in palestra, cercando di mantenere con costanza il livello di gioco che esprimiamo da qualche tempo. Il nostro limite è sempre stato durante l'anno quello di essere un po' discontinui. Stiamo lavorando su questo, per adesso le cose funzionano e guardo molto positivamente al futuro. 4 partite alla fine della regular season, alla luce dei risultati che stanno maturando sugli altri campi, ci sarà da divertirsi in questo finale di stagione, perché la lotta è serrata anche nelle primissime posizioni. Ma la classifica è corta, devo dire però che noi siamo veramente focalizzati a giocare ogni domenica contro l'avversario di turno. Poi quando alla fine della regular season guarderemo la classifica, vediamo dove siamo arrivati.